Ancora una buona domenica, ancora un ben ritrovati a tutti voi carissimi amici che ci seguite attraverso le frequenze di Radio Pace e i canali di Telepace in questa domenica 19 febbraio 2012, come ci documentano le immagini. Mi rivolgo a quanti ci stanno seguendo attraverso la televisione. Il cielo di Roma è un cielo grigio, cupo. Ci auguriamo che almeno per il tempo dell'Angelus non piova. Tantissimi pellegrini che hanno preso parte alla messa celebrata dal Santo Padre alle 9:30 nella Basilica Vaticana, nella solennità della Cattedra di San Pietro Apostolo. A questi che erano all'interno della basilica se ne uniscono tanti altri che sono presenti anche oggi nella città di Roma, in attesa di poter vedere, ma soprattutto in attesa di poter ascoltare la parola del Santo Padre. Abbiamo seguito ieri mattina il quarto concistoro ordinario pubblico di Papa Benedetto XVI, dove ha creato 22 nuovi cardinali e uno di loro, il cardinale Fernando Filoni, questa mattina, poco prima dell'inizio della messa, ha rivolto un indirizzo di saluto e di ringraziamento al Santo Padre e ricordando come i 22 cardinali provengano un po' da tutto il mondo. Il cardinale ha fatto riferimento alla bella considerazione dell'apostolo Pietro che a Cesarea, nella casa di Cornelio, commentava davvero: sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. E una volta di più, possiamo dire, in queste ore abbiamo avuto modo di toccare con mano l'universalità della Chiesa. Il Papa si affaccia dalla finestra del suo studio privato e noi ci mettiamo in ascolto della sua parola. Cari fratelli e sorelle, questa domenica è particolarmente festosa in Vaticano a motivo del concistoro avvenuto ieri, in cui ho creato 22 nuovi cardinali. Con loro ho avuto la gioia stamani di concelebrare l'Eucaristia nella Basilica di San Pietro, intorno alla tomba dell'Apostolo che Gesù chiamò ad essere la pietra su cui costruire la sua chiesa. Perciò invito tutti voi ad unire anche la vostra preghiera per questi venerati fratelli che ora sono ancora più impegnati a collaborare con me nella guida della Chiesa universale e a dare testimonianza al Vangelo fino al sacrificio della propria vita. Questo significa il colore rosso dei loro abiti, il colore del sangue e dell'amore. Alcuni di essi lavorano a Roma, al servizio della Santa Sede, altri sono pastori di importanti chiese diocesane, altri si sono distinti per una lunga e apprezzata attività di studio e di insegnamento. Ora fanno parte del collegio che più strettamente coadiuva il Papa nel suo ministero di comunione e di evangelizzazione. Li accogliamo con gioia, ricordando ciò che Gesù disse ai 12 Apostoli: chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Questo evento ecclesiale si colloca sullo sfondo liturgico della festa della Cattedra di Pietro, anticipata oggi perché il prossimo 22 febbraio, data di tale festa, sarà il mercoledì delle ceneri, inizio della Quaresima. La cattedra è il seggio riservato al vescovo, da cui deriva il nome cattedrale, dato alla chiesa in cui appunto il vescovo presiede la liturgia e insegna al popolo.
La cattedra di San Pietro, rappresentata nell'abside della Basilica Vaticana da una monumentale scultura del Bernini, è simbolo della speciale missione di Pietro e dei suoi successori di pace ai greci di Cristo, tenendolo unito nella fede e nella carità. Già all'inizio del secondo secolo, Sant'Ignazio di Antiochia attribuiva alla Chiesa che è in Roma un singolare primato, salutandola nella sua lettera ai Romani come quella che presiede nella carità. Tale speciale compito di servizio deriva alla comunità romana e al suo vescovo dal fatto che in questa città hanno versato il loro sangue gli apostoli Pietro e Paolo, oltre a numerosi altri martiri. Ritorniamo così alla testimonianza del sangue e della carità. La cattedra di Pietro, dunque, è sì segno di autorità, ma di quella di Cristo, basata sulla fede e sull'amore. Cari amici, affidiamo i nuovi cardinali alla materna protezione di Maria Santissima, perché li assista sempre nel loro servizio ecclesiale e li sostenga nelle prove. Maria, Madre della Chiesa, aiuta me e i miei collaboratori a lavorare instancabilmente per l'unità del popolo di Dio e per annunciare a tutte le genti il messaggio di salvezza, compiendo umilmente e coraggiosamente il servizio della verità nella carità. Angelus Dominum servit Mariae. Concepite Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fermi secundum verbum tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Dignificiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuum quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. J'accueille avec joie les pèlerins francophones, en particulier les pèlerins de Belgique et tous ceux qui sont venus accompagner les nouveaux cardinaux. Je salue également les jeunes des collèges Charles Péguy de Paris et de Bobigny. C'est aujourd'hui au Vatican la fête du rappel de la mission que le Christ a confiée à Pierre et à ses successeurs
sur la chaire épiscopale de Rome. Je vous invite à prier pour que l'Église demeure fidèle à l'enseignement du Christ qui a choisi Pierre pour faire paître ses brebis. Mercredi commencera le carême. Sachons profiter de ce temps de grâce et de conversion pour revenir vers Dieu, par le monde, la prière et le jeûne. À tous, je souhaite un bon dimanche, un bon pèlerinage à Rome et une bonne entrée à Carême. I welcome all the English-speaking visitors present for this Angelus prayer, especially those accompanying the new cardinals. In today's Gospel, Jesus grants healing and life in body and soul in response to faith. May we too believe and trust in Christ and seek from him both forgiveness of sin and the power to live a new life of grace. Upon all of you, invoke God's blessings of joy and peace. Gerne grüße ich alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache sowie die Pilger aus den Niederlanden, die zum Konsistorium der Kardinäle nach Rom gekommen sind. Bei der heutigen Messe vormittag im Petersdom haben wir die neuen Kardinäle gedankt und das Fest der Kathedra des heiligen Petrus gefeiert. Christus hat seine Kirche auf das Glaubensbekenntnis des Petrus gegründet und ihm den Auftrag gegeben, die Brüder im Glauben zu stärken. Begleitet den Nachfolger des Petrus, den Papst, und die Kardinäle, die ihn in besonderer Weise in seinen Petrusdiensten unterstützen, mit eurem Gebet, dass wir den Auftrag des Herrn treu erfüllen und die Kirche recht leiten können. Gesegneten Sonntag euch allen. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española. Especial a los obispos, presbíteros, personas consagradas y fieles han venido para acompañar a los nuevos cardenales, acompañarlos también con la oración y la colaboración en su nueva responsabilidad. Saludo también a los jóvenes de San José de Barcelona y a los diversos grupos parroquiales de Sevilla. En la celebración de la Cátedra de San Pedro, invito a todos a ser fieles al mensaje de Cristo transmitido por los apóstoles y a tener presentes en la plegaria a cuantos han recibido el ministerio de ser la luz del Evangelio a través de los tiempos en todos los rincones de la tierra. ¡Feliz domingo! Saludo con viva gratitud y afecto a los grupos de fiestas, parroquias, aldea galega de Americana, Brandoa y la Veiras Caxias, y restantes peregrinos de lengua portuguesa. Particularmente los familiares y amigos los nuevos cardeales, pidiendo que continuéis a acompañarlos como a vos oración, estima, para poder corresponder con plena y constante fidelidad al don recibido. Confío en ellos y todos vos a materna protección de la Virgen María. Salud, pellegrini de lingua romina, venís a Roma. Pentru consistorio, rugăciunea la mormintele apostolilor să ave interesca credința și entuziasmul de a vesti Evanghelia. Leodați a fi Iisus Hristos! Stravim cesche potnici uciasnici se consistorice. Ad modliba auch robus vatih apostolu posili vaci viru apotniti holive hasani evangelia. Eset esmo vieni cheruieng to polakov, a cisce gulni, to siskuch polskich kardinavov, consisto cescom ad seniem tih tuši sostali povovani
dos periania nas tempsi Piotra, ego posvulse ut ferzane abbracci uiesi, ego genie Evangelii Christusa, oras vimovnim snaciem, et noscis avego Koschova. Murmigen, abis viato in mit stucha sventego, tovasivi psiscim, os huascia novim cardinavum. Nech bugvam vogos vavi. E rivolgo infine un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare a quelli venuti per festeggiare i nuovi cardinali. Salute anche i bambini della prima comunione di Caravaggio, i cresimandi con catechisti e genitori di Calzignano Terme. Creola e Sacco Longo, Montorfano, Rovilante e Lodi, i fedeli di Verona e di Eraclea, i ragazzi di Saiano e quelli di Altavilla Vicentina e Valmarana. A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Buona domenica a tutti voi. E ancora una volta il Papa con la sua parola, potremmo dire, ci ha preso per mano e ci ha ricordato come il colore rosso degli abiti dei cardinali sia il colore del sangue e dell'amore. E poi la festa, la solennità in Vaticano della cattedra di San Pietro, la cattedra, ha detto il Papa, è il seggio riservato al Vescovo, da cui deriva il nome cattedrale dato alla Chiesa in cui appunto il Vescovo presiede la liturgia e insegna al popolo. Un presiedere nella carità che è proprio del Vescovo di Roma, e ancora il Papa ha detto come la cattedra di Pietro è il segno, sì, dell'autorità, ma quella di Cristo, basata sulla fede e sull'amore. Quindi ancora una volta l'invito perché Maria, madre della Chiesa, sono le parole del Papa, aiuti me e i miei collaboratori a lavorare instancabilmente per l'unità del popolo di Dio e per annunciare a tutte le genti il messaggio di salvezza. Quindi saluti nelle diverse lingue, francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, rumeno, ceco, polacco e italiano. Ricordo, come già dicevo durante il collegamento per la messa, che domani alle 11 seguiremo insieme l'udienza che il Papa concede ai nuovi cardinali e a quanti sono giunti a Roma per questa occasione, ma c'è una nuova diretta che sarà domani mattina alle 7:30, qualche minuto prima, dalle Grotte Vaticane. Potremo seguire la celebrazione dell'Eucarestia del cardinale Thomas Christopher Collins, arcivescovo di Toronto in Canada, una messa di ringraziamento che seguiremo in diretta, mentre vi ricordo che come tutte le mattine alle 9 potremo seguire la Santa Messa dalla cappellina Beato Giovanni Paolo II di Telepace in Roma. Con queste immagini, qualche goccia che comincia a cadere, da padre Claudio Savio a tutti voi l'augurio di una buona domenica, e per quanto riguarda il commento dell'attività del Santo Padre, a risentirci a domani qualche minuto prima delle 11. A presto.